Beh, ogni tanto bisogna tornare qui da Arnaldo, clinica gastronomica, nome di un ristorante che fece sorridere molto, si divertì molto, la figlia di Arzak, Elena Arzak, famoso chef dei Paesi Baschi, 3 stelle Michelin. Mi ricordo che abbiamo fatto questa intervista radiofonica perché naturalmente c'era stato un riconoscimento e quindi naturalmente dovevo spiegare qualcosa. Per fortuna Elena Arzak capiva e comprendeva l'italiano e diciamo che feci questo esempio di questo ristorante longevo che è appunto Arnaldo Cliniche Gastronomiche, quindi gli era piaciuto il nome. Ecco. Poi quando sono andato a trovarla non aveva tempo perché doveva fare un'intervista con un altro radiofonico, quindi viva la radio! Evidentemente qualcuno predilige magari più la radio, no? Proprio negli studi in diretta telefonica, piuttosto questi incontri che noi facciamo quando chiaramente anche nelle località, visto che poi con la ristorazione, con l'hotelleria si parla di turismo, succede appunto che due locali, uno di fronte all'altro, il primo e l'ultimo potremmo dire. Gli ultimi poi saranno i primi, quello è chiaramente chiaro, però il primo ristorante Stella Michelin in tutta la storia che sta ancora mantenendo la stella. Ecco, penso che poi insomma, bisogna andare avanti con gli anni per trovare un altro che ancora resiste. Non so se ce l'avete trovato, un secondo ristorante oltre al vostro, chiedo con lo Non lo chef. so, io direi che dal 59 c'era rimasto Fini, che però. Fini, che È finito, però aveva fini. chiuso, quindi aveva perso la stella, ma erano gli unici due ristoranti del 59, da quello che so io e anche da premiazione che c'era stata nel 50esimo della Stella Michelin. Quindi qui mi sembra di capire che a Rubiera comunque avete tirato su i cittadini, quelli che abitano sul posto, che magari hanno anche aperto un ristorante e che di mestiere fanno lo CEO per la Gucci. E quindi ecco che è arrivata la nuova Stella Michelin 2023, ma nel 2023 chiaramente è stata riconfermata anche quella dello chef qui presente, che poi non c'era chiaramente nel 59, No, non c'era, cioè assolutamente. c'era, no, io per esempio non c'ero, No, io sono del 60, non c'ero neanche io. ecco, quindi da qualche parte, ecco, Non proprio, c'ero, c'era mio nonno. ecco, quindi la C'era storia mio nonno. forse l'abbiamo già appunto raccontata, poi avete deciso i Botero, possiamo chiamarli così adesso, i Botero. Botero, sì, perché era mio padre che ha sposato la figlia di mio nonno, che era Degoli. Degoli Arnaldo, mio nonno, poi c'è Ecco, stata, perché poi ci sono le figlie. esatto, due figlie, dopo mio padre che ha sposato Degoli Anna, quindi Botero. Adesso le cose sono cambiate perché, ad esempio, io ho già un nipotino che si chiama Oliver Crociani, Alberto Carlos, nonostante appunto io abbia avuto una sola figlia, e quindi si può mettere il cognome della madre, almeno per questi ultimi giorni di fine 2022, perché è entrato un nuovo governo, non so, è una donna, speriamo bene. E vediamo cosa succederà e quindi che novità ci sono. Una l'ho notata indubbiamente, e le abat-jour, quelle, no? Quelle Sì. lampade che si mettono nei tavoli, sono riusciti ad entrare anche qui da voi, che chiaramente avete tutto l'insegna La della luce sul storia. tavolo dà un certo calore, quindi illumina il piatto, illumina. E noi Avete piaceva posto una l'idea. candela? Cosa avevate prima? Avevate No, non qualcosa? avevamo la Non candela. l'avete mai avuta? No, la candela forse c'era ai tempi di mio nonno, se Ecco, c'era, poi dopo è quindi, stata abbandonata. ecco, perché la candela è senza fili, queste abat-jour sono senza fili, Fili. danno questo senso Esatto. di distacco e, come dire, anche si staccano tutti i cellulari, si scollega tutto e ci si concentra chiaramente sui vostri classici piatti che poi un po' si rinnovano, si aggiungono vecchie ricette. Cosa succede No, qui da voi? noi manteniamo la nostra tradizione, manteniamo i nostri piatti, qualche piccola variazione ci può essere, da una salsa in più, però la nostra linea è quella e negli anni è rimasta sempre quella. Quindi piatti che ancora resistono? Sì, i piatti che ancora resistono, Ecco, ancora. no, resistono tutti o c'è qualcheduno che negli ultimi tempi No, ha come dire. la richiesta dei piatti, naturalmente ci sono piatti che vanno per la maggiore, la nostra specialità, la spugnolata, che è la nostra specialità, l'abbiamo inventata noi, praticamente resiste
imperterrita, anzi richiestissima. In stagione? No, Voi avete tutto l'anno? no, allora il fungo spugnola c'è in stagione primaverile e poi riusciamo a fare una scorta che ci arriviamo a settembre, massimo ottobre, e mentre invece durante l'anno mettiamo il fungo porcino, insomma. Gli anni sono, perché ho perso il conto, sono 64. Gli anni sono del 64 64. edizioni della guida Sì, Michelin, che è sì, andata avanti anche durante il Covid, perché in Francia, ad esempio, la guida Michelin, che è nata molto prima, si è dovuta fermare chiaramente durante la prima e la seconda guerra mondiale, e devo dire, per riprendere gli standard precedenti fu molto difficile, mentre per fortuna mi sembra che ne siamo usciti bene, visto che non ci siamo visti prima del Covid, l'ultima volta, sì. come è andata con le camere, Ma siete riusciti un noi po'. siamo sempre riusciti un po' a lavorare, nel senso che durante il periodo di lockdown più duro abbiamo fatto le consegne a domicilio e quindi abbiamo portato il bollito a casa della gente e non solo. Clinica gastronomica, Esatto. chiaramente, Poi giustamente. l'albergo ha sempre funzionato, non l'abbiamo mai chiuso anche nel periodo di lockdown più duro, naturalmente c'erano solo quelli della logistica che giravano, che Cene per gli erano, alloggiati, pranzi per gli esatto, alloggiati, oppure, colazione, ecco, sì, breakfast, ecco, quindi esatto. è uno dei locali che è riuscito a tenere la fiammella accesa. Sì, sempre. Sembra anche a Roma Dines Back, ecco, siamo riusciti a fare una cosa del genere, chiaramente, insomma, nei centri cittadini, qui siamo nel centro, siamo in piazza appunto a Rubiera. Bene, bene, bene. Quindi, insomma, bene, mi viene quasi da dire, non c'è il 2 senza il 3, magari si fa avanti qualcun altro che magari piuttosto che la Stella, non so, potrebbe prendere un altro riconoscimento, sempre qui, che so, per il gelato piuttosto che per il pane. Per la pizza, ad esempio, Speriamo ci sono così, guide di tutti i sempre, tipi, esatto. Esatto. quindi potrebbe esserci qualche cos'altro, perché giustamente, Fa insomma, bene ecco, per il territorio. solo voi da soli, invece Rubiera con più proposte, poi, come dire, sono un po' tutti i vostri, immagino, quasi figli, insomma, tutti sono passati di qua, come si passava da Fini, no? Che in vettura andava da Fini la domenica sera, qua molto ovviamente il patron della nuova Stella Michelin probabilmente sarà passato di qua, immagino, da bravo, come si chiamano gli abitanti di Rubiera, Il rubierese. da bravo rubierese, immagino che non poteva mancare. Bene, se non ci sono altre cose, non ci sono No. novità, perché Arnaldo veramente ha Arnaldo questa, rispetta la ecco, la tradizione. tradizione, quindi è proprio questo il motivo perché appunto il signor Bottero, Con Bottero, no, no, con Bottero. No, non come no, com'è? l'artista Esatto. delle belle donne, diciamo in carne, ecco, come le chiamano adesso, le Lars, no? Sì. Ecco, ci sono anche le modelle, ecco, di quel genere lì. Quindi saluti da Rubiera. Grazie.